Caro fratello, cara sorella, oggi continuiamo la nostra riflessione sulla fantastica serie The Chosen, questa volta con Eden, moglie di Simon Pietro. Come sempre, concluderò con una parola di incoraggiamento. Ti lascio alla sua testimonianza. Giorno 4. I miei occhi sono su di te. Quando ho sposato Simon Pietro, l'ho visto come un uomo buono, pieno di fede e di amore per Dio. La vita però non fu sempre facile per lui e con il passare degli anni la sua fede cominciò ad affievolirsi, mentre i debiti e i problemi si moltiplicavano. Ricorderò sempre il giorno in cui mi parlò del miracolo che fece Gesù di Nazareth con la pesca miracolosa. È stato così sorprendente! In un istante i nostri problemi finanziari scomparvero, ma soprattutto era tornato l'uomo che avevo sposato. C'era di nuovo quel luccichio nei suoi occhi, che non vedevo da molto tempo, portato di nuovo dalla sua rinnovata fede. Gesù gli aveva chiesto di seguirlo e io ero così felice, così grata. Ho sempre saputo che Dio aveva un piano per la sua vita, ma in quel momento ero io che iniziavo ad avere un problema. Mi sentivo sola a causa dei viaggi che Pietro doveva fare con Gesù. Inoltre mia madre era malata da diversi giorni e la sua febbre non passava. Le sue condizioni peggioravano e io non sapevo cosa fare. Fu allora che finalmente lo vidi. Quel giorno Gesù entrò in casa con Pietro e mi disse qualcosa che mi toccò il cuore. I miei occhi sono su di te, anche tu hai un ruolo da svolgere. Avevo bisogno di sentire queste parole. Poi entrò nella stanza di mia madre, le prese la mano e disse una parola: lasciala. La febbre e la malattia non hanno resistito al potere della sua autorità. Immediatamente mia madre si alzò completamente guarita, non capendo bene cosa fosse appena successo. Cominciò subito a servirci, come faceva sempre quando c'erano ospiti in casa. Il Messia aveva appena guarito mia madre. Ora so che non sono invisibile per lui e che lui si preoccupa per la mia famiglia, per me e che ha un piano anche per me. Il mio nome è Eden, moglie di Simon Pietro, e sono stata scelta da Gesù. Caro fratello, cara sorella, a volte puoi sentirti come se fossi invisibile a Dio, come se tutto ciò che riguarda il suo regno fosse lontano dalla sua realtà. Ma lui ti ama e ti vede, ti conosce perfettamente e ha piani di benedizione per la tua famiglia e per te. Prega con me. Signore, aiutami ad essere più consapevole che tu sei con me ogni giorno, fino alla fine del mondo, e che io e la mia famiglia possiamo sempre servirti in tutto ciò che hai preparato per noi, secondo il piano che hai per la nostra vita. Nel nome di Gesù, Amen. Caro fratello, cara sorella, sei stato scelto, sei stata scelta per essere un miracolo. Grazie di esistere. Caro fratello e cara sorella, sai che puoi dedicare questo video alla persona che ami o a cui vuoi far semplicemente arrivare questo messaggio di un miracolo ogni giorno di fede, di speranza e di incoraggiamento. Basta inviare il suo nome e il link del video da personalizzare all'email evvivagesu@libero.it. Contribuisci anche tu con noi a diffondere la parola di Dio. Grazie e Dio ti benedica.